Salve ragazzi, ultimamente ho fatto parecchi video su roba DC perché è successo un sacco di roba nel mondo DC, o io comunque ho visto un sacco di roba nel mondo DC, ma mi rendo conto che c'è gente che mi segue che non è il suo interesse principale e a me piace spaziare e visto che l'avevo fatto con i miei film preferiti, oggi faccio una cosa simile e parlo di registi che ammiro. Non l'ho chiamato registi preferiti perché non ho in realtà tanti registi che direi che sono i miei preferiti, non ho molti registi che posso mettere sopra ad altri, ci sono tanti registi che ammiro per motivi diversi e piuttosto di fare una classifica pensavo di fare un discorso più generale e dirvi cosa penso io di certi registi, quali credo che siano i loro punti forti e quali credo che siano alcuni dei loro, diciamo, punti deboli e questa è la parte 1 appunto dei miei registi che ammiro. Uno dei primi registi che mi è venuto in mente è Steven Spielberg. Steven Spielberg ha fatto innumerevoli classici, due dei suoi film erano sui miei 20 film preferiti e la cosa, il punto forte di Steven Spielberg, quello che mi piace davvero è che lui sa fare spettacolo, lui sa fare un film che magari non ti fa pensare tanto, ne ha fatti anche che ti fanno pensare, ma sa fare film che non ti fanno pensare tanto, ma ti intrattengono come non mai. Steven Spielberg è un maestro nell'intrattenerti. E è una cosa che ammiro molto, è molto bravo a dirigere gli attori, è difficile trovare una brutta performance in un film di Steven Spielberg, sono molto rare, e questo viene anche dal fatto che a quanto pare è una persona amabile con cui lavorare, e questa è una cosa di cui secondo me gli va reso atto, e il mio film preferito di Spielberg è Lo Squalo, e provo a recitare un film che secondo me è spesso bistrattato oggi, cioè Intelligenza Artificiale. Intelligenza Artificiale, secondo me, è un gran bel film. Io so che spesso viene citato come uno dei suoi peggiori. Io lo considero un gran film e lo considero molto sottovalutato e niente, volevo dirlo. Se dovessi dire un punto debole di Steven Spielberg è che scade un po' nel melodrammatico. Lui chiaramente è una persona con un gran cuore, gli piacciono un sacco di emozioni positive, gli piace rendere felice il pubblico ed è tutto ottimo. A volte scade un pochino nella melassa, giusto un pochino. Poi, vabbè, ha fatto un paio di brutti film anche lui, tipo il quarto Indiana Jones, ma niente che sinceramente io reputo tremendo, tremendo, tremendo. Però ecco, se ha un difetto forse è questo. Comunque è uno dei registi che più ammiro. Un altro regista che ammiro molto è Ridley Scott. Ridley Scott ha diretto classici come Blade Runner e Alien, un film che a me piace tantissimo, Thelma e Louise. E ha diretto anche film che a me piacciono un po' di meno, tipo Prometheus oppure Soldato Jane, insomma, non tutti i film che ha fatto Ridley Scott sono eccezionali. Per esempio anche Il Gladiatore, che so che tanta gente ama, non è uno dei miei film preferiti. È un film che mi piace, ma non lo reputo un filmone. La cosa però che ammiro molto di Ridley Scott è che varia. Ridley Scott raramente ha fatto due film che sono dello stesso tipo. Ci sono registi che si fissano e fanno sempre lo stesso genere perché gli riesce bene, e ben venga se gli riesce bene, io mica sto qui a lamentarmi. Ammiro però di Ridley Scott che tenta molto, fa molte cose diverse. Alla fine ha fatto film come appunto Alien, Blade Runner, Fantascienza, Thelma Louise, che essenzialmente è un film drammatico a tutti gli effetti. Tra l'altro l'ho visto di recente, non l'avevo visto io per anni e mi è piaciuto molto. E Soldato Jane, appunto, è un'altra storia ancora, anche se non mi piace, comunque è un'altra storia ancora. Il Gladiatore, un altro tipo di film ancora. Le Crociate, un altro tipo di film ancora. È una cosa che rispetto molto di Ridley Scott. Prendersi dei rischi, correre dei rischi come regista è una cosa che secondo me va premiata, anche se non sempre è un successo. Se dovessi dire un difetto di Ridley Scott è che spesso i suoi film, allora, spesso i suoi film vengono rovinati dal montaggio, nel senso che non sa contenersi. E spesso i suoi film vengono così lunghi che il taglio che finisce nelle sale non gli fa giustizia. Alcuni dei suoi film migliorano a vedere la versione estesa, e forse un suo difetto è questo che non sa, diciamo, tenersi nelle 2 ore. E però, comunque, è un regista che ammiro moltissimo. E Alien è il mio film preferito di Ridley Scott, sicuramente. Un altro regista che ammiro è Tim Burton. Tim Burton ha fatto alcuni film che io adoro, o comunque è stato coinvolto in certi film che adoro, tipo Nightmare Before Christmas, non l'ha diretto lui, ma è parte della sua immaginazione in gran parte. Adoro Batman e Batman il Ritorno, soprattutto Batman il Ritorno, un film folle e oscuro che non farebbero mai al giorno d'oggi. Io adoro quel film, è fantastico.
e adoro Mars Attacks, adoro Edward Mani di Forbice, mi piace molto Sweeney Todd. Tim Burton è un regista che io ammiro molto, ha fatto molti film che mi piacciono e c'è stato un periodo in cui era molto importante per me il cinema di Tim Burton, anche La Sposa Cadavere, un film bellissimo. E il suo punto forte, io direi, è farti simpatizzare per personaggi che sono dei reietti. È il punto forte di Tim Burton. Tim Burton sa prendere un personaggio che potrebbe benissimo non piacerti e sa renderti interessato a quel personaggio. Il difetto di Tim Burton, un difetto che ormai è diventato palese, io credo, è che spesso, no, spesso, negli ultimi anni è diventato una parodia di se stesso. Un film come Dark Shadows sembra qualcuno che imita Tim Burton. Alice nel Paese delle Meraviglie sembra qualcuno che imita Tim Burton. Ultimamente i suoi film sono molto stile e poca sostanza e sembrano una parodia dello stile di una volta. Ed è una cosa che mi dispiace molto, l'idea che uno si fa e che lui non abbia più storie da raccontare, forse perché le prime storie derivavano da un malessere e adesso è felice? Spero che sia questa la spiegazione, sinceramente. In ogni caso, anche se i suoi ultimi film non mi sono piaciuti, io continuo a ritenermi un fan di Tim Burton. Vorrei che la smettesse di lavorare con Johnny Depp, questo sì. Un altro regista che ammiro molto è Sidney Lumet. Sidney Lumet è un regista, è morto nel 2000 e qualcosa, nei primi 2000. E Sidney Lumet ha diretto alcuni film meravigliosi come Quel pomeriggio di un giorno da cani con John Cassale e Al Pacino, film che vi straraccomando, basato su una storia vera, fantastico film. La parola ai giurati, che è forse uno dei film meglio scritti e che io abbia mai visto. Sì, direi di sì. Serpico con Al Pacino, fantastico film. La cosa che mi piace di Sidney Lumet è che faceva film che ti intrattengono, non ti annoia mai un film di Sidney Lumet, ben recitati, ben diretti, e che spesso avevano un messaggio, spesso avevano un qualcosa nell'ambito del sociale, perché quel pomeriggio di un giorno da cani. Una delle riflessioni che fa è sulla violenza della polizia e un'altra delle riflessioni che fa è su come la povertà spinge le persone a dover fare dei crimini, non cattive persone. La parola ai giurati è una morale sull'etica e nel caso di Serpico è la vera storia di un poliziotto coraggioso che ha combattuto la corruzione nella sua città e ha sofferto molto per fare ciò che è giusto. È una cosa che mi piace molto di Sidney Lumet. Sidney Lumet ci teneva a dire cose importanti e non cose importanti in un modo trito, ma effettivamente a voler spingere il pubblico a pensare a dei temi che sono rilevanti, non metafisica, ma qui nel presente. Difetti non me ne vengono in mente, secondo me è un regista che più o meno faceva tutto bene. E scusate, adesso devo guardare la mia lista perché un paio non mi ricordo. Ah sì, un altro di cui volevo parlare oggi è Terry Gilliam. Terry Gilliam è un regista, anche lui come Ridley Scott, molto vario, ha un suo stile, cioè lui spesso i suoi film sono un po' allucinati, ma Terry Gilliam non ha mai raccontato la stessa storia due volte, che è una cosa che a me piace molto in un regista. Ha fatto uno dei miei film preferiti, cioè L'esercito delle 12 scimmie, che è un film che io adoro, adoro Brasil come film, adoro il suo lavoro con i Monty Python nella sua animazione. Parnassus non mi ha fatto impazzire, sebbene ci fosse il grande Heath Ledger, ma la cosa che mi piace di Terry Gilliam è che fa quello che gli pare. Ogni suo film è quello che gli pare, e la maggior parte dei suoi film può essere vista e rivista perché c'è sempre qualcosa che forse ti è sfuggito, che è una gran cosa in un regista, e lo ammiro molto. Se c'è un difetto di Terry Gilliam è che l'azione, per sua stessa ammissione, non è il suo punto forte. In Brasil ci sono delle scene d'azione che non sono un po' finte, e quello è forse il suo unico difetto come regista. In ogni caso io lo ammiro molto. Poi uno di cui sapete che avrei parlato, Christopher Nolan. Christopher Nolan ha diretto il mio film preferito di tutti i tempi, Il Cavaliere Oscuro. Io mi piace molto Inception, sebbene sia un film che secondo me si regge più su come è raccontato che sui personaggi, che è un po' un peccato. Mi piace tantissimo The Prestige, Memento è un film fantastico. Ha poi fatto un film come il terzo di Batman che non mi fa impazzire, e però è un regista che ammiro molto. Ammiro come la sua cura nei dettagli, ammiro come lui voglia sempre fare effetti pratici se possibile, non effetti digitali, e ammiro come dire.
ammiro la struttura dei suoi film, spesso i film di Christopher Nolan, anche se magari il concetto, se lo metti su carta, non è neanche complicatissimo, la cosa figa di Christopher Nolan è che lo racconta in un modo che è un po' come una scatola cinese, tu scopri i pezzi man mano come vuole lui. Quel tipo di controllo da parte di un regista è una cosa che a me piace molto e credo che vada rispettata come cosa. Se dovessi dire un difetto di Christopher Nolan, e vi ripeto, a me piacciono più o meno tutti i suoi film, tranne il terzo di Batman, se dovessi, non ho ancora visto Interstellar, se dovessi dire un difetto di Christopher Nolan è che a volte è un po' freddo, questo è un suo difetto, io credo, a volte i suoi film, come vi ho detto, la storia è interessante, i concetti sono interessanti, ma non ti scaldi tanto per i personaggi. E un altro piccolo difetto di Christopher Nolan è che spesso i personaggi femminili sono la parte più fiacca dei suoi film. Non sempre, ma spesso. E detto questo, però, è un regista che io chiaramente ammiro moltissimo. E adesso sta facendo questo nuovo film che non riesco mai a ricordarmi il nome, ma è sulla Prima Guerra Mondiale. E vediamo, ammetto che non è l'argomento che più mi interessa al mondo, però sicuramente gli darò un'occhiata. Poi voglio parlare di, e questo è l'ultimo per oggi, David Fincher. David Fincher ha diretto film come Seven, che ho quasi messo nei miei film preferiti, Gone Girl, che io considero uno dei migliori film degli ultimi anni, e Il curioso caso di Benjamin Button, e Zodiac, che è un gran film un po' meno conosciuto, ma ve lo consiglio. C'è chi dice che è il suo migliore, io non sono d'accordo, però è sicuramente un gran film. Fight Club, chiaramente, e tutti questi film che la gente conosce. David Fincher tende a fare film molto pessimisti, molto cupi, con un nichilismo di fondo, e infatti si sposa benissimo ultimamente con le musiche di Trent Reznor e Atticus Ross. La colonna sonora di Gone Girl è epica per quanto mi riguarda, e più che epica, inquietantissima. E mi piace molto di David Fincher anche qui, l'attenzione al dettaglio, soprattutto i dettagli stupidi. Spesso, se ci fate caso, nei film certe cose stupide vengono fatte male. Tipo un personaggio beve da un bicchiere e il bicchiere è chiaramente vuoto, oppure qualcuno parla al telefono e il telefono è chiaramente in stand-by, non c'è una chiamata, o dietro c'è una comparsa che si vede che non sta facendo niente. In un film di David Fincher è rarissimo trovare errori del genere. David Fincher è un maniaco dei dettagli e aggiunge molto al realismo del film. In Gone Girl è pieno di comparse. E niente sembra fatto a caso. Quel tipo di controllo sul set è una cosa che uno deve rispettare perché ci dà tanta attenzione. Mi piacciono i temi che affronta, i temi come i media o i temi come l'apatia della gente, i temi appunto come il nichilismo, sono temi che mi affascinano. Adoro la fotografia nei suoi film. Lui è uno di quelli che digitale o pellicola non gliene frega niente. E perché è convinto che se un film può essere bello comunque lo fai, e secondo me ha ragione. Gone Girl è digitale ed è bellissima l'immagine di quel film, e quindi ecco, adoro il modo in cui gira i film. E la cosa che forse adoro di più dello stile di Fincher è i tagli. David Fincher è una persona che capisce l'importanza del montaggio. Il montaggio è fluido come pochi altri nei film di David Fincher. Se c'è una scena in cui due persone parlano, puoi farla molto noiosa, che l'immagine è ferma, o puoi fare il montaggio così frenetico, questo era un tuono, o puoi fare il montaggio così frenetico che diventa nauseante. David Fincher ha questo talento di rendere ogni scena fluida. Quello che fa lui è che fa molti pan, che non mi viene come si dice in italiano, ma pan in inglese è muovere l'inquadratura così, fluido. E secondo me quel tipo di movimento è il migliore amico di molte scene. L'azione, i dialoghi, il dramma, molte cose, più sono fluide, più funzionano. David Fincher, secondo me, l'ha perfezionato questo, perché David Fincher non ti annoia mai guardare un suo film e è sempre interessante, senza però essere, questa è la cosa, non sfoggia il suo stile David Fincher, semplicemente fa quello che deve fare e lo fa molto bene. Ok, per oggi voglio finirla qui. Questi sono alcuni dei registi che più ammiro. Fatemi sapere che cosa pensate di questi registi e fatemi sapere quali sono alcuni dei vostri preferiti. E presto farò altre puntate perché di certo non sono solo questi i registi che mi piacciono. A presto, ragazzi.